Salve a tutti amici di Libere Comunità, come sempre sono Graziano, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi partiamo con i titoli che abbiamo annunciato nel video dedicato allo speciale del Black Front Press. Se ve lo siete persi, ovviamente vi invitiamo a guardare il video precedente nel canale per capire quali saranno i prossimi argomenti. Prima di andare avanti vi invito a guardare in descrizione perché trovate sia il link della casa editrice, in questo caso l'Anarchica, Black Front Press dell'amico Troy Southgate, ma anche il nostro Linktree dove vi potete collegare a tutti i nostri social. Oggi parliamo di letteratura. Per ovviamente l'immenso piacere dell'amico che abbiamo alle nostre spalle, parliamo appunto di letteratura italiana attraverso la pubblicazione Disciples of the Blue Tower, appunto di Black Front Press, dove abbiamo collaborato. Perché dico abbiamo collaborato? Perché c'è anche il mio nome tra i vari autori che hanno contribuito alla realizzazione di questo libro. Parliamo di ovviamente Troy Southgate, Kate Preston, Richard J. Levy del gruppo Neofolk Ostara, Wayne John Strugion, Von Sangenthal, Joao Franco e ovviamente me stesso, che ho dato con piacere il contributo per quanto riguarda questo libro. Il concept di questo Disciples of the Blue Tower vuole essere un bignami del romanticismo europeo per il mercato inglese. Quindi abbiamo trattato per la prima volta per il mercato anglosassone alcuni autori, sia italiani che soprattutto europei, che sono i massimi esponenti per quanto mi riguarda del romanticismo. Quindi non si parla solamente di letteratura, ma anche di storia. Vi faccio vedere brevemente il libro di chi tratta nel dettaglio. Ovviamente ci tengo a mostrare i ringraziamenti dell'autore, non so quanto si vedranno, e vi faccio vedere ciò che viene trattato in questo libro. Non ci sono solamente analisi storiografiche o studi, ma anche vere e proprie odi e componimenti inediti degli stessi autori che hanno contribuito all'opera. Io personalmente mi sono prodigato a scrivere di Giuseppe Mazzini, di Francisco Hayez per quanto riguarda l'arte, e anche del dualismo tra Giacomo Leopardi e Ugo Fosco. Per il resto abbiamo Godwin, Coleridge, abbiamo Goethe, abbiamo un'ode a Goethe fatto da Richard J. Levy, e abbiamo trattato tematiche dal punto di vista appunto della letteratura romantica, quali la natura e la morte, spesso ricorrente in queste pubblicazioni del periodo. Ovviamente voglio evitare qualsiasi autoreferenzialità, quindi io vi invito ad acquistarlo e a dare un vostro parere per quanto riguarda questo libro. Ci tengo a pubblicizzarlo a mio modo, nonostante sia stato coinvolto direttamente, perché appunto la realtà appunto anarchica di Black Front Press è molto giovane. In che senso molto giovane? È attiva da un bel po' di tempo con più di 100 pubblicazioni. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, abbiamo sia libri sullo spiritualismo, sulla musica, sulle sottoculture, ma anche sulla letteratura, sulla metapolitica, metafilosofia e filosofia, sulla politica, insomma, argomenti variegati. Ma quello che vuole essere lo scopo di questo libro è di creare una sorta di manuale tascabile della letteratura romantica per il mercato anglosassone. Quindi è stato anche concepito in una maniera tale da essere ovviamente non troppo voluminoso, ma ricco di contenuti. Io personalmente non voglio prolungarmi parlando di ciò che ho fatto io, però voglio analizzare quelle che sono state i contributi degli altri autori. Mi è piaciuta molto l'idea di inserire delle odi, quindi di inserire dei veri e propri componimenti inediti dedicati al periodo. Mi è piaciuta anche molto l'idea di coniugare sia il romanticismo in letteratura che in arte, e soprattutto di evidenziare come questo periodo sia stato importante per una fruizione di ciò che magari abbiamo anche ai giorni d'oggi. Si è tramandato tanto del romanticismo, è inutile stare qui a dilungarsi. Quindi questo libro vuole essere una sorta di guida per chi non conosce alcuni autori e vuole approfondire il romanticismo, che sia in arte, che sia in letteratura, che sia attraverso dei tributi con dei componimenti inediti di chi ha contribuito a questo libro. Disciples of the Blue Tower è un ottimo libro tascabile. Se volete un romanticismo in circa, penso,
200 pagine, sì, 130-140 pagine, avete questo libro. C'è l'analisi di alcuni autori, storiografica e anche analitica. Infatti, per esempio, non per citare me stesso, ma vi posso parlare del mio lavoro in maniera più approfondita perché l'ho fatto io. Ho fatto per la prima volta una cosa inedita per il mercato anglosassone, ossia il confrontare Ugo Foscolo e Leopardi, cosa che possiamo trovare anche in tutti i libri per scuola superiore. Però mancava questo titolo per quanto riguarda appunto per un mercato appunto anglosassone, dove, ahimè, oltre ai soliti Coleridge e ai soliti appunto esponenti del romanticismo inglese, non hanno tanto a conoscenza altri tipi e altri tipi di autori, altri tipi di componimenti. E ho voluto anche soffermare la situazione a Francesco Hayez e all'arte anche per riassumere quello che è stato il romanticismo per il nostro paese. Checché se ne dica, l'unità d'Italia con le sue luci ed ombre, molte ombre dal mio punto di vista, è stata molto importante per plasmare quella che è stata il secolo successivo. Quindi ovviamente va detto che nonostante tutto si è sempre cercato di mantenere un tono oggettivo e rigoroso nell'analisi sia degli autori che dei componimenti che abbiamo trattato. E anche per esempio nel discorso, come dicevo all'inizio, di natura, per esempio, e morte, temi ricorrenti nella letteratura romantica, abbiamo cercato di fare un'analisi oggettiva per dare a chi acquista il libro ulteriori spunti di riflessione per approfondire questo argomento bellissimo, ma soprattutto essere un vero e proprio riassunto di questo periodo fantastico che ha visto non solo la rivoluzione nell'arte e nella letteratura, ma una rivoluzione che ha anche dato via ad alcune situazioni che saranno molto importanti nel secolo successivo. Disciples of the Blue Tower è disponibile presso il catalogo di Blackfront Press, che potrete ordinare direttamente dal sito. La puntata di oggi ovviamente è un po' diversa rispetto al solito perché ovviamente c'è anche il mio contributo. Quindi più che recensione può essere una sorta di presentazione. Ovviamente non vi dico che il libro è bello perché ci ho collaborato io, ma io veramente ho trovato degli spunti interessanti. Per quanto magari poco oggettiva può essere la recensione di oggi, credo che ne valga la pena appunto parlarne. Per questo non mi voglio neanche tanto dilungare. Il libro, come ho detto, è circa 140 pagine. Abbiamo diversi persone e personaggi che hanno contribuito, da artisti come il sottoscritto, a professori universitari, studiosi, musicisti o semplici appassionati di questo mondo letterario. Quindi abbiamo diverse prospettive da diverse persone, con background differente, uniti ovviamente tutti sotto la bandiera libertaria, ma che vogliono dare un contributo significativo a una letteratura come quella romantica che vanta tantissimi titoli a suo sostegno e di sua analisi, insomma. Disciples of the Blue Tower è un libro che mi sento di consigliare non perché, ripeto, ci ho fatto un contributo io, ma perché credo, soprattutto per un mercato ostico come quello inglese, che ovviamente io parlo di anglosassone, ma per anglosassone intendo di lingua inglese, che può andare dall'Australia all'America, al Canada o alla stessa Inghilterra e colonie varie, potrebbe essere un buono spunto per magari partire da questo e andare ad analizzare altri autori. Ovviamente predomina il romanticismo italiano, questo non perché c'è stata una maggiore analisi e dei maggiori contributi da parte del sottoscritto e di altre persone che hanno deciso di scrivere da parte del romanticismo italiano, ma soprattutto si vede il messaggio che degli autori stranieri e degli editori stranieri come Blackfront Press, vi ricordo, inglese ma comunque internazionale dal punto di vista di chi ci ha contribuito, vogliono dare un giusto spazio all'Italia per tutta l'influenza che ha avuto durante il periodo romantico. Detto ciò, io ragazzi vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, da darci degli ulteriori consigli per quanto riguarda le future recensioni. Ovviamente cerchiamo sempre di mantenere un palinsesto fisso, quindi noi registriamo i video e poi li carichiamo in maniera da fare una sorta di
palinsesto continuo per farvi fruire di tanti video nel corso dell'anno. Cerchiamo di mantenere un appuntamento fisso il lunedì, ma ci sono anche opportunità di poter approfondire con gli autori o con gli editori, con i musicisti o con le realtà locali vari argomenti che sono sia inerenti a ciò che stiamo recensendo, ma sia inerenti a quello che è il gruppo di discussione di Libere Comunità, che per chi non lo conoscesse è un gruppo di discussione libertario su quelle che sono appunto il vivere fuori dagli schemi, le libere comunità. Detto questo, vi voglio ringraziare per l'ascolto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Chiedo scusa se ho deciso di fare una recensione un po' autoreferenziale, ma io personalmente ho adorato il concept che sta dietro questo libro, il che mi ha spinto a contribuirci con, come ho detto, su Mazzini, su Ugo Foscolo e Leopardi e su Hayez, andando a coprire quello che per me sono le personalità importanti del romanticismo. Ovviamente c'è tanta carne a cuocere, in 140 pagine è difficile descrivere tutto il romanticismo italiano, ma credo che sostanzialmente può essere un buono spunto per tutte le persone che magari non sanno dove partire e che trovano in questo libro un buon punto di partenza per poter approfondire altri autori. La recensione di oggi termina qui, come sempre vi ringrazio per il vostro ascolto, da Grazione Libere Comunità è tutto, al prossimo video, un abbraccio.